Benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse. Allora ragazzi, oggi cosa andremo a fare? Nel video scorso abbiamo visto un bel po' di cosucce. Abbiamo visto un po' di cose. Allora aspettate che poso solo queste cose qua, che non ci servono. Abbiamo visto delle bombe e come io ho fatto lo scavo. Adesso ragazzi, io vorrei farvi vedere come ho fatto quei blocchi di cobblestone. Si chiama cobblestone, che è questa qua. Allora, ci serve il miele, la stone rod, che molto probabilmente è qua dentro. Quindi, no, ossidiana rod, ne abbiamo una marea e mezza. Allora, il miele qua ci serve. Poi non abbiamo qua la stone rod, vediamo qua dentro. Esatto, ce l'abbiamo qua, la nostra stone rod. E ci servono i blocchi che non abbiamo, quindi dobbiamo andare a prenderli qui. E sono possiamo prendere questa, perché ne abbiamo una marea. E con questi ragazzi noi facciamo ho sbagliato, non abbiamo questi, non possiamo prendere questi mercolediaz, dobbiamo prendere questi, poi andrò a raccoglierne, perché ragazzi qua facciamo una cosa del genere, perfetto, ok. Adesso qua noi faremo questi qua, che sono blocchi di cobblestone. Ok, non abbiamo più, abbiamo 680 blocchi di cobblestone per andare a fare il nostro mob farm. No, ho sbagliato tutto. Andiamo qua, perfetto. E andremo a finire la nostra mob farm. Ok, quindi facciamo così. Allora ragazzi, rieccoci qua, abbiamo finito di circondare il tutto. Adesso ragazzi, volevo studiare come fare, ecco qua, come potete vedere, ma va dentro.
se io provassi i ragazzi a fare no, così, visto che lui è lì, proviamo, ci proviamo ragazzi, proviamoci, dai, 1, 2, 3 e vai. Purtroppo dobbiamo subirci delle botte. Perfetto. Ragazzi, abbiamo tamato un altro Miro. Adesso lui dovrebbe venire con me. Proviamo a fare questo tentativo. Vediamo, ragazzi, se entra nel nostro portale. Nel nostro... Vediamo. No, non c'entra. Ma il Pirlazza però è entrato. Allora, e se io facessi così? Scusate, eh. Sei. Allora, guardate, eh. Non voglio fargli del male, eh. Perfetto. Dovrebbe essere qua. Ma dove è finito? Sparito ragazzi, ma come cazzo è possibile? Ma doveva venire qui? Cioè, non ho capito. Ma cosa cazzo è successo? Ma dove l'ha spawnato? Non ditemi che l'ha spawnato tutto da un'altra parte. Lo troverò in giro da qualche parte? Allora, qua. Dobbiamo entrare in acqua per fare il giro intorno. Va bene. Oh cacchio, ragazzi. Ma sono rimasto come un coglione. Ok. Tu dovevi morire per forza, no? Ok. Allora. Una cacca puzzolente, ragazzi. Ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Niente. Ragazzi, non ho capito. Dove me l'ha sfumato? Abbiamo perso un Miro. Boh, niente, abbiamo perso un Miro. Ragazzi, abbiamo perso un Miro. Boh, ho provato l'altra volta, cioè non riesco a capire perché non me l'ha sfumato. Cioè, doveva entrare qua dentro e andare qui. Invece non c'è. E va bene, boh, ok, va bene così. Allora, ragazzi, io una cosa che adesso vorrei andare a fare è prima di tutto andare a dormire. No, Cima Torre, porco due. Allora, camera da letto, camera da culo letto. Perfetto. Ok. Adesso è giorno. E voglio andare a tamare
altri due animali. Per tamare questi due animali, prima di tutto dobbiamo andare qui. Mi girano le balle perché devo per forza no, ragazzi, dobbiamo per forza andare qui, andare così, perché se no viene fuori un casino. Allora, non so dove può finire. Allora, no, andiamo. Sì, proviamo ad andare qua, ragazzi. Perché voglio tamare gli altri due tipi di uccelli, quello verde e quello della neve, del ghiaccio, perché quello del ghiaccio ci dà i cubi e a noi ci servono. E quello verde non lo so. Noi ci servono anche i gusci, quindi dobbiamo tamare anche i granchi, volendo. Allora, gli uccellacci dove potrebbero essere? Io sono sicuro al 100% che sono nella foresta, però nella foresta è un bel casino arrivare fin qua. Quindi io voglio trovarlo da queste parti. Guardate lì cosa c'è. Allora, questo qua rosso, ragazzi, è un altro di quelli. Io voglio e che porterò a casa. Allora, andiamo così. Vediamo. Perché questo qua rosso, ragazzi, è molto difficile da trovare. Molto. Non è come quelli là che sono metà rossi, metà gialli. Questo è proprio raro, molto raro. Quindi andiamo di qua e lo porteremo a casa. Ci sei? Sei ancora vivo? Sì, perfetto. Tu vai dove c'hai voglia, perfetto. E se io faccio così e chiudo, tu rimani lì, perfetto. Ok, allora, dobbiamo andare in un punto per vedere un po'. Noi intanto tamiamo un po' di cose perché ecco, io un taming che vorrei fare era quel miru verde, perché quelli lì sono i miru che ci servono per le pietre, per le perle. Allora, ce n'è un altro lì anche di quelli lì, ma poi andremo a prenderne altri, eh. L'importante è che sono riuscito a trovarlo, perché vedete che sono diversi. E quello lì rosso è molto raro da trovare, e li stiamo trovando tutti adesso che l'abbiamo tamato. Allora, qua c'è un buco che è veramente enorme, quindi se vado a finire giù sono un uomo morto, no, veramente un uomo morto. Allora, qua, un altro essere che volevo poi tamare, e a parte queste che voglio prendere. Le pigne non mi interessano adesso.
un altro essere che voglio poi tamare, perché poi tutte queste cose ce le abbiamo a gratis, non abbiamo più da andare. Oh, eccoli qua. Allora, qua ci siamo. Allora, guardate cosa fa se io voglio tamare questo. Vedete? Perfetto, l'abbiamo tamato. Adesso però devo far così, perché se no mi distruggono. Ok, uno c'è. E via, andiamo. Perfetto. Allora, lui vorrebbe questa zuppa qua, che però purtroppo non ho capito con che cosa si fa. Devo testare. Ok, vattene in giro. Perfetto. Allora, guardiamo un attimino quanto. Manca ancora tempo, abbiamo ancora tempo. Allora, io direi ai ragazzi di fare un'altra cosa, poi. Ma ce ne abbiamo due. Fatemi vedere. Perché forse no. Sì, ne abbiamo due. Ma dai, su, pensavo di non averne due. Vabbè, non fa niente. Allora, andiamo fuori e andiamo a tamarne altri. Ma non uccelli, eh. Dobbiamo andare a tamare. Proviamo ad andare da sta parte. Da questa parte qui. Mercoledì, anzi. Proviamo ad andare da questa parte perché io voglio trovare quegli uccellacci verdi. Quindi, è un altro che dovrò andare a fermare, ragazzi, e che lì sarà molto difficile perché non so come fare poi per rientrare a casa e tamare gli uccelli giù nel mondo corrotto, perché lì per venire su è molto difficile, dovrò fare delle scale, perché se no non quindi prima di andare giù dovrò fare delle scale. Ok, non so dove può essere finito. Allora, qua uccelli non ce n'è. Però, vediamo un attimino. Allora, lì ci sono quelli. Ecco, ci potrebbe anche servire il cinghialozzo. Che però, ragazzi, i cinghiali sono molto difficili. Perché ogni botta che ti danno ti tirano lontano un chilometro. E quindi non lo so, anche quegli esseri lì che saltellano delle code ci servono. Però io cioè volevo un uccellaccio e qua non ne trovo. Andiamo. Foresta, la foresta. Proviamo ad andare nella foresta. Poi andremo a provare gli altri più difficili da tamare. Sarà molto difficile tamare gli altri. Molto molto difficile, perché purtroppo ce ne sono alcuni ragazzi che con due colpi ci ammazzano.
l'unico problema è quello. Eccolo, eccolo. Proviamo subito immediatamente a tamarlo, vediamo un attimino. Tanto è molto. Dovrebbe essere abbastanza facile. Mercoledì, avete visto? Perfetto, mercoledì, l'abbiamo tamato, per un pelo, ragazzi. Ok, allora, dobbiamo adesso tornare verso casa. Il problema è che, ragazzi, è lunga. Quindi vi taglierò il pezzo. Perché lui non so. Proviamo, dai, proviamo ad andare nel portale, non so se passa nel portale. Non lo so, ragazzi, io ci provo, ma è difficilissimo. Molto difficile che passa nel teletrasporto. Bene, vieni qua. Vieni qui. Ti ho detto, bravo. Ok. E adesso, vediamo un attimino se io faccio così. Di nuovo. Dovrebbe entrare. Ma è qui. No, non entra, ok. Proviamo ad andare qua. Vediamo se lui entra. Perché mi era già capitato che era entrato il tizio, eh. Uno di loro era riuscito ad entrare nel portale, però non so. Sì, avete visto che lui è riuscito a entrare. Quindi io lo porterò qua adesso e da lui vi voglio vedere che cosa, esattamente che cosa. Mazza o che salti. Stint. Allora, il panazzo, e io te lo do da mangiare. Vediamo. Vediamo un attimino cosa mi dà lui, perché io, ragazzi, non lo so. Intanto, andiamo un attimo a cercare il pistolazzo, quello là rosso, perché voglio provare a dargli da mangiare anche a questo bastardo. Eccolo là, bastardo. Anche lo bastaso, eccoti qua, e tu mangi il pane, bene, io ti do il pane, perfetto, però adesso ti dico, follamelo e vieni con me, però ti dico, follo anche a Tittu e vieni con me, venite tutte e due. Mannaggia, patatrischi, io devo passare qua. Scusatemi ragazzi, ma devo fare il giro da New York perché purtroppo. Sa, ci siete voi due, dai, mannaggia, pistolino. Dai. Scattiamoz, scattemoz, scattumammoz, scattemimimummoz, mammoz. Gnappolo. Tratta tanta tinta tum. Adesso ragazzi ne abbiamo tamati in bel. Tu e qua. Ok, perfetto. E anche tu adesso. No, dove sei? Qui. Vieni qui. Perfetto. Allora tu ok, non c'hanno ancora un mazzetto di niente te. Tu cosa mangiavi? Mangiavi questa zuppetta che sta zuppatolla, non so come minchia se fa. Adesso io voglio provare con
per forza con i vari liquidi. Perché? Perché allora, water, poi mi serve la magari funziona, vediamo un attimo, mi sgnappolo, vediamo un po', allora, la zuppa abbiamo da mettere l'acqua, poi abbiamo da mettere il vegetale e abbiamo da mettere, io non so se questa può andare bene, io ci provo ragazzi, se no gli do l'altra e vediamo, intanto la farò, devo studiare com'è perché non so com'è. Io, sentite, io faccio così e gli do questa, vediamo se va bene lo stesso. Dov'è? Ecco. Ok, sembra che possa andare bene lo stesso. Secondo me, se voi gli date quello che vogliono loro, molto probabilmente vi dicono, ecco, c'è da aspettare solo un pochettino ragazzi, il problema è quello lì. Abbiamo adesso tammato 3 uccellacci di questi, ne abbiamo 4 a dire il vero, perché ne abbiamo 2 di questi bastasi, bistigalli qua, i sgnappoletti, che ci dovranno dare delle uova. Purtroppo ci va un bel po' di tempo, dobbiamo aspettare un po' e boh. Ora vediamo un po', tu, perfetto, vediamo cosa ci dà lui. Perfetto, l'uovo è quello, sì, di uova ce ne danno un po' poche. Allora, dobbiamo dargli anche una sciacquatina. Quindi facciamo così. Ah, la campanella la dobbiamo craftare. Meglio, così ragazzi vi faccio vedere un attimo come craftare la campanella e poi... Vediamo lui cosa ci dà. Perfetto. Ok. Adesso facciamo così, una bella lavatina anche a questo pistolino, perfetto. Adesso ragazzi andiamo a vedere, no? No, dov'è l'altro uccellaccio? Ah, è qua dietro. Perfetto, guardate lui cosa ci dà. Avete visto? Le uova e l'osso. Allora, questo qua, dandogli anche la zuppa, che lui vuole questa di zuppa, ragazzi, vi dà anche il cubo di ghiaccio. Se voi gli date la zuppa che richiede lui, vi dà tutti i drop. Ecco, l'unico fatto ragazzi è che tutte le volte dovete per forza dargli una lavata, perché li vedete proprio, si sporcano. Quindi anche lui ad esempio, lui vuole, lui ci dà, aspettate, vi faccio vedere, avete visto, anche dei fiori per fare la cosa gialla. Come potete vedere richiede dell'acqua perché sono proprio luridi, sporchi, infangati. Allora noi gli diamo una lavata e loro ritornano puliti come prima. Perfetto. Bene ragazzi, allora abbiamo tamato un po' di animali nostri. Adesso con questo piccolo quadretto di nostri piccoli animali sgnappoletti che ci serviranno in tutto e per tutto, io ragazzi qua vi saluto, vi faccio solo vedere questo prima di salutarvi, che è l'uovo. Come potete vedere sono diversi, perché c'è anche questo che è l'uovo di ghiaccio. Ne abbiamo 3 di questi
e ne abbiamo uno di quelli normali. Avete visto? Queste sono le uova, sembrano un po' delle pigne perché hanno ste scaglie. Queste sono quelle, gli drop che ci danno questi animali. Molto bene, allora ragazzi, con questo piccolo quadretto dei nostri piccoli amici che abbiamo qua, io vi saluto, come sempre, un grosso bacione, un grosso abbraccio da Vivo Libero, mi raccomando ragazzi, tanti bei like sotto i miei video e condividete, ok? Un'altra cosa che volevo dire, mi dimenticavo, scusatemi, io la settimana adesso che verrà, partirò da martedì, proverò a fare delle live di gioco, sempre su YouTube, purtroppo, ci provo, vediamo cosa succede se non mi crasha del tutto, io ci provo, vediamo, se riusciamo, io farò tre live, cercherò di fare 2 o 3 live a settimana, ok? Volevo stanziare, ad esempio, il martedì, il giovedì e il sabato, volevo mettere un orario tipo verso le 5, poi vediamo un attimino, non è proprio decisiva la cosa, decisiva l'orario e tutto, poi potremo cambiare, non è quello il problema. Incomincerò a provare martedì alle 5, proverò a fare una live di gioco, vediamo come può andare. Probabilmente la farò su Creativerse. E poi vediamo un attimino, ok? Ragazzi, ci vediamo nel prossimo gameplay. Ciao ragazzi.